Facciamo vedere il film, il libro. Alza il libro. Auditorium Parco della Musica Roma, oggi è il 29 settembre, una famosa canzone degli Equipe 84, rifatta da Lucio Battisti. Certo. Oggi siamo con Pietruccio Montalbetti dei Dick Dick, allora 1965, 2018. 2018. Quanti anni ancora sono? Dick Dick. Assolutamente. Assolutamente sì, no, Dick Dick. Assolutamente. Allora, sì. Pietruccio, dimmi. Prima non vi chiamavate Dick Dick, ma avete fatto prima un paio di gruppi, mi sembra, no, vero? Io ho fatto un gruppo, il primo gruppo si chiamava Dreamers, no? E non c'erano i miei due compagni attuali, Dreamers con quelli del mio quartiere, così. Poi a un certo punto ho sentito Lallo e Pepe, che era il mio compagno di quartiere, e c'è arrivato uno che era produttore di Miriam del Mare e ci ha chiamato gli squali di Miriam del Mare. È durato un anno, dopo ci siamo scocciati, io sono riuscito ad avere un contratto con la Ricordi. Durante questo contratto, durante il provino, ho incontrato un certo Lucio Battisti, allora per me sconosciuto, cioè un nome qualsiasi, che però si è creato subito un'empatia molto forte tra noi. Tant'è vero che lui mi faceva sentire le sue canzoni e io mi diceva: "Ah, beh, ti piacciono le mie canzoni?" E io gli dicevo di sì, ma tra me e me dicevo: "Ma dove va questo qua, poveraccio?" Però era simpatico, suonava nei Campioni e il Natale del 65, dato che era da solo, ha pranzato a casa mia nel Natale, e quindi ha conosciuto mio fratello Cesare Monti, che poi è diventato il suo fotografo ufficiale. E poi è arrivato, continuava ad andare in giro con queste canzoni. Un giorno gli ho detto: "Senti, guarda Lucio, posso dirti la verità, tu con queste canzoni non è che vai molto lontano." Mi fa: "Guarda, hai ragione, non piacciono neanche a me, però io ho dentro qualche cosa che non riesco ad esprimere." Poi è andato davanti a Mogol, c'ero anch'io, noi avevamo già messo a segno un primo in classifica con Sognando la California. Mogol gli ha detto: "Guarda, le tue canzoni non mi piacciono, però c'è qualcosa." Lui gli ha detto: "Neanche a me, guarda." E lui gli ha risposto, Mogol gli ha detto: "Guarda, sei il primo autore che non difende il proprio." Quindi è una cosa, quindi cominciamo a lavorare. Tu lasci l'orchestra dei Campioni, ti facciamo avere, fai un contratto editoriale, tu ti dovrai curare di questi ragazzi che eravamo noi, cioè dovrai seguirli sempre, per così almeno impari un attimo che cosa significa stare su un palco, e poi ci aiuti negli studi, perché la nostra generazione era una generazione di pressapochisti musicalmente, avevamo spanne. Ti faccio una citazione di Brian Epstein sui Beatles, che dice: "I Beatles, che non sapevano né leggere né scrivere la musica, hanno rivoluzionato il mondo dello spettacolo." Mentre Lucio Battisti era già un buon musicista, un ottimo musicista, suonava un po' tutto e quindi ci dava delle informazioni ben precise, no? Nel frattempo si impratichiva negli studi di registrazione, poi seguiva noi nei concerti, vedeva la reazione delle persone, ogni tanto diceva: "Ecco a voi Lucio Battisti", dava la mia chitarra, suonava. E così mio fratello, che è morto 4 anni fa, è diventato poi il suo fotografo ufficiale, Cesare Monti. Tutte le copertine di Battisti sono di tuo fratello. Mio fratello, ma anche le copertine di De André, di PFM, il Banco. Era un genio mio fratello della fotografia. E niente, poi la nostra storia è andata avanti. Poi lui, abbiamo fatto delle vacanze insieme, abbiamo fatto la vita insieme. A un certo punto, dopo aver dato delle canzoni ad altri, che tipo La Mina, altri che hanno fatto successo, un giorno mi dice: "A Vedrù, sono costretto a cantare le mie canzoni perché meglio di me non le canta nessuno." Nessuno, sì. E gli ho detto: "Vabbè." Nel frattempo la Ricordi viene a sapere questa cosa e direttore artistico Ilir Pattacini mi manda a chiamare per conto dei due amministratori delegati che c'erano di sopra al terzo e quarto piano. Mi dice: "Senta, lei che è tanto amico di Lucio Battisti, abbiamo saputo che vuole cantare.
lei potrebbe farlo desistere, fargli fare solo le canzoni. Io glielo dirò, non gliel'ho mai detto. Però un giorno gli ho detto, senti Lucio, io ti conosco troppo bene, stai attento una cosa, tu canti le tue canzoni, probabilmente avrai anche successo, perché le canzoni sono belle, facciamo conto che diventi, che hai successo, io non mai più immaginavo. Però ricordati che se diventassi una rock star, poi non avrai più una vita tua, avrai una vita che dovrai condividere con gli altri. E lui mi ha detto, ah no, mi piace, mica tanto. Cioè, tu, noi abbiamo fatto un cantagiro una volta, dove io ho imposto lui, perché il cantagiro era diviso così, una parte in automobile e l'altra parte in treno, quindi poi ci voleva uno che portasse l'automobile da un'altra parte dell'Italia per ricongiungerci, e quindi io l'ho imposto e faceva anche il nostro fonico, il nostro tecnico. Come entravamo negli alberghi, le folle di ragazzi fuori erano impazzite, cioè non potevo uscire. Mi ricordo più di una volta gli ho detto, Lucio, guarda, io ho bisogno di, non so, di un'aspirina, vai tu, perché io se vado fuori... cioè. E infatti quando io l'ho messo sull'avviso, quando poi ha cominciato a fare successo, infatti dopo un po' si è ritirato, perché lui questa pressione non amava, non amava molto questa pressione qua, era un po' a disagio, per cui si è ritirato. Lui diceva, quando un giorno ci siamo detti, ma tu cosa vorresti se diventi famoso? Io gli ho detto, io voglio una barca a vela e girare il mondo. Tu invece? Ah, io vorrei avere una casa, una famiglia e un giardino e fare le mie canzoni. Difatti, dopo 2 anni si è ritirato e non l'ha più visto nessuno. Anzi, io arrivavo, ero l'unico che andava a trovarlo, che mi chiamava quando tornavo dai miei viaggi, perché il mio sogno, come ti ho detto prima, non era quello di fare musicista. Fare il viaggiatore solitario, no? Fare l'esploratore. L'esploratore. Infatti io ho cominciato a fare questi viaggi e lui era molto interessato. Quando tornavo dai viaggi mi chiamava e diceva, ah vedo lui, vieni qua a raccontarmi. Allora mi raccontavo delle cose, raccontavo tutto il viaggio, era un ascoltatore fantastico. Ma quando arrivavo lì alla Bosisio Parini, dove c'aveva la sua casa, c'era fuori tutte le maglie, i giornalisti, dai, facci entrare. No, io non posso far entrare. C'era la portiera di questo comprensorio che mi diceva, ma non male, signor Pietruccio, che arriva lei, perché quest'uomo è sempre solo, sempre solo. Infatti aveva una casa, tu ti immagini una casa di una rock star? No, aveva una casa, allora c'era Iazzone, ma era come una casa da Ikea. Sì. No? C'era un grande giardino, uno studio in mezzo al giardino. Certe volte l'ho colto mentre stava falciando l'erba. Era una persona semplice nella vita, ma complessa nella musica. A un certo punto però è andato un po' così in fibrillazione, perché poi a un certo punto c'è stata una volta che lui non mi ha fatto una telefonata. E questo mi ha molto offeso. Quando loro hanno fondato la numero uno, noi eravamo lì facendo il missaggio del primo giorno di primavera, in genere dipendevamo da lui, no? Sì. E questo non si fa vedere, perché ormai aveva la sua macchina, così, allora aveva già fatto dei grandi successi. Allora al telefono a casa non c'è nessuno, telefono alla Ricordi e mi dice, guarda, non è più con noi, ha fondato la numero uno. Questa cosa mi ha così colpito, perché bastava una telefonata ed era sufficiente. Io per 2 anni non gli ho più parlato, difatti lui, che era molto in confidenza con mia mamma, diceva sempre, senti, la chiamava mamma, senti mamma, di a Pietruccio di chiamarmi. Mia mamma, io vivevo per conto mio, mia mamma mi diceva, senti, guarda che c'è Lucio che ci cerca, sì, mi telefono, non gli ho più telefonato per 2 anni. Poi, forse per risarcirci, ha scritto Vendo casa per noi, ci siamo riuniti e da lì in poi le nostre vite si sono ricomposte, ma non abbiamo mai parlato di quel periodo lì, abbiamo sempre andato avanti. Io ogni anno, quando mi chiamava oppure andavo a trovare, così lui gli faceva molto piacere, perché era, cioè, vorrei sfatare 2 cose su Lucio Battisti. La prima cosa, che era avaro,
Cioè, l'avarizia e la parsimonia sono due cose ben distinte. Cioè, la parsimonia è non sprecare dei denari inutili. No, l'artica, io a me, ad esempio, anche quando non avevamo i soldi, lui mi chiedeva sempre, se, Pedro, non mi chiedeva mai, mi ha chiesto una lira. Gli dicevo, quanti soldi hai in tasca? Poi c'erano le lire, ma io ho 2.000 lire, tu? Ma io ne ho 3.000, vabbè, dai, riusciamo a mangiare, sì, riusciamo a mangiare. Però non mi ha mai chiesto una lira. L'altra cosa che vorrei sfatare è che lui fosse di destra, ma lui della politica non gliene fregava proprio niente, ma assolutamente niente. Cioè, era proprio uno apolitico. Cioè, era uno che pensava solo alla musica, solo che lui salutava sempre, perché in quel tempo c'erano due fazioni, sinistra e destra. Cioè, quelli di sinistra facevano le canzoni impegnate, però sì, con lo scopo di arrivare a successo, poi magari non ci arrivavano, facevano le canzoni impegnate con lo stesso scopo di tutti gli altri, quello di arrivare, entrare in classifica. Mentre chi faceva le canzoni leggere, chiamiamole leggere, erano quelli di destra. Quindi lui, che salutava sempre con la mano destra, oh, ciao, ciao, riga, gli hanno bollato come uno che faceva che era di destra, ma lui nella politica, guarda, non ne fregava proprio niente, ma niente, niente. Quindi queste cose, due cose. Era una persona semplice nella vita, come ho detto già prima, ma complessa nella musica. Cioè, lui poi ha sempre fatto, a differenza di tanti altri, non ha mai ripetuto se stesso. C'è anche questo fattore che tutti mi chiedono, ma come mai a un certo punto ha lasciato Mogol e è andato a fare delle cose che tutti non capivano? E io ho capito il perché, perché un vero artista sente la pulsione di fare qualcosa di differente, come ad esempio, ti faccio il mio esempio, io non sono un vero artista, però suono, ma ho anche la pulsione di scrivere. Di esprimere in altra maniera la mia capacità. Io scrivo bene, ho già pubblicato 5 libri, ne ho altri 8, ne sto preparando un altro. Mi piace viaggiare. L'ultimo, a proposito, ce l'hai qui, mi sembra, vero? Sì, l'ultimo facciamo è vedere. L'Amazzonia, terra degli uomini invisibili. Ma io mi fermo qui, terra degli uomini, viaggio in solitario tra i popoli invisibili, perché ci sono dei popoli, perché bisogna capire un attimo che non esiste solamente un mondo virtuale come stiamo entrando noi adesso con i giovani, esiste un mondo fatto di uomini che vivono al di fuori della nostra società, che vivono, che non conoscono la tecnologia, non conoscono niente, che sono quelli che difendono la natura, perché ricordiamoci una cosa, che noi abbiamo bisogno della natura, ma la natura non ha bisogno di noi. Il giorno che noi distruggiamo la natura, noi siamo morti, distruggiamo noi stessi, mentre la natura continua imperterrita. Sai, io ho viaggiato molto, sono stato in Messico, in Guatemala, ho studiato l'impero Maya, sono stato in vecchi antichi cammini degli Incas, a 70 anni ho scalato 7.000 metri della Concagua, poi ho fatto il Kilimanjaro, sono stato in Nepal, in Tibet, in Pakistan, in Indostan, sempre da solo, con un sacco in spalla me ne vado, perché è cultura. Ma tu, per capire un popolo, devi entrare in sintonia con loro. Io in India, ad esempio, mangiavo quello che mangiavo loro. Vivere con loro. Io non faccio il turista, cerco di capire. L'esploratore. Ma è un rapporto tra me e fuori, ma anche dentro di me. Infatti ho capito tante cose. Ho capito che bisogna essere modesti in questa vita, anche se sei famoso, modesti. Io vado in autobus e la gente si meraviglia, dico, perché in autobus, perché devo inquinare? Ma si è anche più rispettati quando si è onesti, no, perché ci sono dei personaggi famosi e se la tirano dico, lei non sa chi sono io. Poi ho imparato a rispettare qualsiasi colore di pelle, assolutamente, qualsiasi tendenza sessuale, omosessuale, eterosessuale, non mi interessa. Cioè, ho imparato tante cose, ho imparato che siamo tutti uguali, tutti figli, figli di questa astronave, io non dico figli di Dio, figli di questa astronave che si chiama pianeta Terra, compresi gli animali.
mi hanno insegnato in Tibet a rispettare gli animali, ma anche le mosche. Io sono dei piccoli emiliani in casa, magari, che vivo in centro, ma c'è un giardino, li piglio, non li uccido, perché fanno parte della nostra della vita, natura. Della natura. E il viaggio è cultura. Adesso in questo momento sto studiando fisica quantistica e mi interessa molto questa cosa, mettendo insieme tutte queste cose qua, la fisica e le letture. Ho letto la Bibbia, ho letto il Corano, sto leggendo il Corano, i Vangeli apocrifi, ho letto filosofia, studio filosofia. Mettendo insieme tutte queste cose qua, ho il dubbio che Dio esiste, il dubbio. Io penso che anche chiunque abbia il dubbio, a parte che adesso non c'è un universo infinito, ma ci sono molti universi. Poi, come dice Einstein, il tempo e lo spazio sono relativi, sì. È tutto relativo, cioè persino il cibo. Cioè, tu dici, quando sono andato tra gli Aucas, ho mangiato delle cose che mangiavano loro, e uno dice, ma però non ti fa schifo? No. Se io portassi, ad esempio, tra gli indios dell'Amazzonia, ma la vera Amazzonia non è quella del Brasile, è quella del Perù, Ecuador, Venezuela, Bolivia, è lì che tu trovi ancora delle tribù, perché le tribù che ne sono sconosciute. Se tu immagini di portare una forma di gorgonzola, questi qua vomitano, cioè per dire che tutto è relativo, vedi? Sì. Ecco. Senti, chiudiamo questa intervista con un grande successo dei Rick Dick. Io ho visto, diciamo, su internet, e ogni concerto vostro di quest'anno era con migliaia di persone. Sì, sì, sì. Quindi la vostra musica non finisce mai, cioè avete sempre e avrete sicuramente sempre successo. Ma penso proprio di sì, perché in questo momento la musica italiana è un po'... Cioè, noi viviamo in una società dell'apparire e non dell'essere, quindi questi giovani, a me dispiace, questi giovani che si illudono per un attimo di diventare famosi, poi dopo sei mesi ne arrivano altri. Questi talent sono una cosa terribile, perché sì, illudono questi ragazzi, i quali poi si danno alla droga, si danno all'alcol oppure alla psicanalisi, perché è così, cioè non si può ripetere un mondo musicale che è stato noi siamo stati pionieri di un mondo in cui c'era un foglio bianco e dovevamo riempirlo. Adesso è stato riempito tutto, cosa vuoi fare? Non ci sono più le canzoni sono state fatte, ma anche da un punto di vista rock, Beatles, 60, Stone, 70, cioè, 80 sono stati i migliori anni. È finito. Quindi... Adesso sono un po' ripetitivi, specialmente con i rapper, diciamo. Ma i rapper, guarda, sono tutti uguali. Cioè, no, ma il rap nasce nelle periferie degli Stati Uniti dai neri, i quali erano in una situazione di indigenza, è un po' come il blues, no? Sì. Perché volevano protestare, ma qua quelli che fanno il rap sono figli di papà. Non fa nient'altro che fare tutte le stesse mosse così, sono tutti tatuati, vabbè, sono affari loro, poi voglio vedere quando se li tolgono i tatuaggi, voglio vedere cosa succede, però sono affari loro. E cosa protestano? Cosa protestano? Che c'hanno tutto. C'hanno tutto, cioè almeno facessero delle cose. Grazie Pietruccio, sei stato molto gentile. E una lunga intervista che spero che possa piacere a tutti. Grazie, un saluto dal prote Fernando, da Pietruccio. C'è qualcuno ti vuole consegnare. Ah, che bello. Eccolo qui. Ma che bello. Eccolo qui. Scusami. Guarda, mi ero dimenticato di questa cosa. Facciamo vedere. Lui, eccolo qui. Ma Guardate che bella questa targa che l'amico Gianni se lo merita. Gianni è stato il primo ad arrivare prima di me, io sono arrivato secondo. Sì. E sai perché? Anzi, perché. Dopo Mogol, sorry. Cioè, anzi no, prima di Mogol e secondo a te. E tu stasera sei qui a Roma per ricordare Lucio Battisti. Sì. Quindi ci sarà uno spettacolo pure? Sì, farò qualche canzone, tipo Vendo casa, Il vento, io sì. Mi fermo qui. No, ma faccio questo, quello che vogliono, cioè io non ho problemi. Lo so. Chitarrista eccezionale. No, ma non è eccezionale, è che Paul McCartney dice una cosa.
dice sacrosanta, dice la gente ama tutto ciò che riconosce. Io basta che fai, che dica, sai cos'è? L'isola di Hawaii. Non c'è bisogno. Certo che se io faccio delle canzoni che la gente non conosce, dice bella, sì. Cioè noi quando andiamo a fare i concerti, noi siamo il gruppo che ha più primi in classifica in assoluto di qualsiasi altro gruppo. Tanto è vero. A proposito dei gruppi, scusami se ti interrompo. Sì. Hai detto che fra poco forse organizzerete un teatro con i Camaleonti, o sì, mi sbaglio? Sì, ma del 19-20, stiamo organizzando un tour teatrale, ma vero, adesso dobbiamo semplicemente... Camaleonti, un altro grande gruppo di quegli anni, diciamo. Noi e loro abbiamo quei successi, ma la gente, noi vediamo ai nostri concerti, io dico sempre, i più vecchi siamo noi, perché arrivano ragazzi, persone dai 20 ai 60, quelli che hanno oltre 60... Ma i giovani riscoprono tutte le musiche di quegli anni. Sì, ma cioè, quando fai l'Isola di Hawaii vedi quelle ragazze di 40 anni che cantano le canzoni suonando la California. Ritorniamo sul discorso che dicevi prima, no? Il discorso che è stato detto tutto nella musica in quegli anni. Adesso qua cosa voglio dire? Cioè, adesso qua non c'è più neanche la melodia. Qua poi specialmente il mondo femminile italiano. Cantano tutti come fanno le Olimpiadi della voce, cantano come dei matti, che gridano, cioè non si può. Le canzoni vanno portate con gentilezza, non c'è bisogno di gridare. Io alla radio sento molto la musica inglese e devo dire che gli inglesi sono molto più avanti di noi, hanno delle belle canzoni, dei bei gruppi tipo il Coldplay, cazzo. Non è che mica grida questo qua, però fa delle belle cose, cioè qua in Italia, cioè, dimmi tu, ma tu vinci il Festival di Sanremo, poi sei dimenticato. Sì. Vi fai 3 mesi di successo con amici o poi se ne arriva un altro, sai che fine fanno questi ragazzi? Rimangono sballati per tutta la vita, perché il successo è una cosa, una droga, se però ti dà la sua fazione, cioè per 6 mesi ti sembra di essere Dio, poi scompari e cosa fai? Cosa fai? Cioè, allora una volta ti spiego una cosa, vivo abbastanza in centro Milano, vicino a Navigli, e ogni tanto esco, vado a fare anche la spesa, ho la donna in servizio, vado a fare la spesa, così con i negozianti parlo così, ma non ho problemi, poi c'ho un cane. Allora vedo un gruppo di ragazzi che stanno con gli strumenti, mi riconosco, già avrò avuto 20 anni, mi riconoscono, allora facciamo il surf, facciamo la fotografia, e uno mi fa, senti, dacci un consiglio, gli dico, ragazzi, io non so che consiglio vuoi che vi dia, non sapete, non so neanche come suonate, potreste anche essere i nuovi Beatles, però un consiglio ve lo do. Allora, innanzitutto, per essere rock, attenzione, non è necessario sballarsi, non è necessario farsi di droghe, bere, il rock è una cosa dentro. Io ad esempio non ho mai fumato, a suo tempo, ma una cosa, ma non ho mai assunto droghe, cocaina, queste cose qua, ho sempre fatto attività fisica, però un consiglio ve lo posso dare. Allora, con la musica in Italia non si vive, purtroppo ragazzi, no? Voi siete in 5 e quando dove suonate, non so, vi daranno, quanto vi danno, ma ci danno, quando nelle birrerie ci danno 200 euro, però siete in 5, quanto dividete, poi ci fanno la prima consumazione, è gratis, alla fine riusciamo a mettere via 10 euro a testa, 20 euro a benzina, una cosa, va bene, e questo va bene, cioè suonare, però ricordatevi che quando poi avete una famiglia, volete mettere su casa, allora ci sono le bollette da pagare, dovete trovare anche la musica, ma un'alternativa. Tu ad esempio cosa fai? No, io studio economia e commercio, continua a studiare economia e commercio, perché suoni, però un giorno ti laureerai e troverai un lavoro, può anche darsi che voi diventiate il numero uno. E quell'altro mi fa, guarda, io ho mio papà che ha una piccola azienda idraulica, e ci lavoro, sì ci lavoro, impara perché è un mestiere così. Tutti voi, adesso io non so, adesso non vi voglio, però tutti voi dovete considerare che avere un mestiere in mano è importante, perché in Italia non favorisce i musicisti. Vi faccio un esempio, io sono stato in Copenaghen, no? No, sono stato in Svezia, ma dove danno il premio Nobel, a Stoccolma. A Stoccolma.
Allora, a Stoccolma dovevamo fare un concerto dove danno il premio Nobel e siamo arrivati prima, per un concerto per un'azienda che arrivava dalla Lapponia. Questo 10 anni fa, no? Allora poi io sono andato in giro, un po' gli altri, mi sono andato a vedere il Museo Vasa, mi piaceva, era, faceva freddo, però sono andato in un bar, dove c'era un trio che suonava jazz, c'era uno con il contrabbasso, era italiano, mi ha riconosciuto, ha piantato lì il basso, è venuto da me, mi ha detto, sai, tu sei quello dei Dixie, gli ho spiegato, gli ho detto, ma tu come ti trovi? Ma io sono venuto qua 5 anni fa, mi sono innamorato di una ragazza, mi sono sposato, ho un bambino di 2 anni, ma come ti trovi con la musica? Beh, qua sai, è molto più facile noi al nord, perché nel momento in cui tu entri nella lista dei musicisti nello Stato, lo Stato ti riconosce, fai conto, 1.000 euro fisse, dopodiché la casa te la dà, se ti sposi te la dà ad un prezzo così, rateizzato così, quando hai un figlio ti aiutano in questa maniera, poi io lavoro e riesco a portare mia moglie a lavora, io lavoro e noi viviamo molto bene, però io ho un minimo garantito sempre, cioè in Italia non ti danno questo minimo garantito, tu fai musicista e buonasera, cioè questi qua guadagniamo 200, cioè, rimaniamo 20 euro a testa. Allora mi ha detto grazie, questo è un buon consiglio, io ti devo dare quel consiglio. Allora Pietruccio, adesso chiudiamo veramente questa intervista, mi devi togliere solo una curiosità. Due. Questo cappello fa parte di te? Ma no, ma è così, ti spiego come nasce questo cappello. Allora, perché Pietruccio Montalberti senza cappello, senza questo cappello... No, non è Pietro. No, innanzitutto no, ma questo perché cappello... la prima foto del disco lui la fece col cappello, allora no, da quella volta. Ma dunque allora arriviamo una volta le copertine, prima che arrivasse mio fratello a dire, dopo che ha lavorato a mio fratello che ha fatto le copertine di Battisti e di tanti altri, era stato la Rolling Stone. Ma scusa se ti interrompo, come mai tuo fratello c'ha un cognome diverso? No, Monti Montalberti per diversificarsi. Allora quando artistico, la resa artistica. No, sì. Allora un giorno registriamo Sognando la California e ci mandano in uno studio a fare le fotografie. Nello studio era arrivato in Mistral Barry McGuire, che era venuto in Italia e quello di penso e in mente. E aveva piantato lì il cappello, no? Io per scherzo ho messo questo cappello in testa. Hai visto che California. Ti stava bene? No, era un cappellaccio così che aveva dimenticato lui. Abbiamo fatto quella fotografia lì, da quella volta lì è stato. Una volta, tu pensa, arriviamo dopo, da quella volta lì è stato il simbolo dei Dick Dick, no? Una volta arriviamo arriviamo al Palazzo dello Sport di Torino. Allora, in fretta e furia entriamo e non avevo dimenticato il cappello in macchina, cappello, non c'è stato niente da fare, cappello. Allora quello che guidava la macchina è andato a pigliare il cappello e da quella volta lì io non è che vado in giro col cappello, questo qua è il mio look normale, no? Io di pelle mi vesto così, mi vesto più o meno. I pantaloni di pelle sempre però. No, sempre, ma cioè perché tengono fresco. Pure d'estate. Sì, perché ma io sono stato nel Sahara, ho imparato una cosa, che questo qua tiene fresco d'inverno, caldo d'estate e fresco d'inverno. Cioè, ho anche calzoni più larghi, un po' più larghi, questi qua sono dei fuseau apposta, ma non... Io tra l'altro sono termoregolato, non soffro il caldo, non soffro il freddo, ma sai, l'attività fisica. Ma il cappello, non è che vado in giro col cappello, no? Però vado in giro quando devo fare delle cose. Quando devi fare qualcosa, sì, ne ho tanti. Sempre quello. Ce n'è la minima una diecina, io non vedo. Sì. Nelle tue Gianni, non interrompere continuamente. C'hai questa abitudine. Non interrompere, dobbiamo chiudere l'intervista con Pietruccio. Grazie Pietruccio. Ciao a tutti, adesso grazie. Veramente un saluto a tutti dal prote Fernando e da Pietruccio Montalberti. Ciao ragazzi. Dei Dick Dick. E fate i bravi e lasciate stare le droghe e l'alcol che non... Ecco, sentite il consiglio di Pietruccio. Se Jimi Hendrix potesse tornare indietro e riguardare la sua vita direbbe, ma chi me l'ha fatto fare di morire così giovane? Perché come tanti altri. Tutti i nodi vengono al pettine, come ricordatevi. Tutti meglio. La vita ce l'abbiamo una sola volta, non ce n'è una seconda, e quindi è meglio viverla bene, fino in fondo.
perché ciao, vola velocemente. Ciao a tutti, ciao. Ciao ciao. Thank you.